Come state, principe? Ma non senza. Ho sentito dire che anche voi avevate lasciato Burmese senza dare vostre notizie. Sì? E allora? Ma dite, com'è il Gran Santuario? Vostro padre è lì? Papi, no. Ma non mi vado, lo sto svolto. Ciao. Principe! Soprasso, vivo. Ammazza, che ragazzino maleducato, guardami invece quanto coraggio. Perché sono il mio primo amichetto. Vado a giocare con quello qui. Cosa? Puck era qui? Sì, sta bene, ma sapete quanto è vivace? È tanto che non lo vedo. Ho saputo che il principe era sparito un mese dopo di me, 5 anni fa. Tu e Puck tornate da me in un momento così difficile. Vi ringrazio. Fra poco avrò un'antica cerimonia che rimigorisce la tempesta. Se avrà successo, i nemici saranno costretti a ritirarsi. Per una buona riuscita abbiamo bisogno del vostro aiuto, Freccia. Vi riferite alla danza tramandata da quando Clare e Brunese erano unite? Contate pure su di me. Gidan, Burmese è stata distrutta senza che potessi far nulla. Non permetterò a Bram di continuare con i suoi soprusi. Che determinazione, wow. La prima volta che ti ho visto non sei sembrata così decisa. Non ho potuto esaudire il desiderio di Fredri di mantenere la pace a Burmese. Ciò che posso sperare ora è almeno di riuscire a proteggere la bella Clara. Sono sicuro che ce la farai. Devi farlo per te stessa. Per me stessa? E certo. Vai, dai il meglio di te. Musica maestro! Forza, forza, tutti, danza! Uno, e due, e due, e due, sei impostonato, ma tu balla! Io sto facendo l'orchestra che non c'è. Oh, che bello, due donne vicine. Re, ma le sembra? Mi scusi, sa, a volte... Oh no, mi sono spezzate le corde, cazzo! Una disgrazia si abbatterà su di noi, oh. No, la tempesta! Oh, cazzo! Siamo nella montagna sua. La tempesta è sparita! Ma com'è possibile? La danza non doveva rinvigorirla! Non capisco. È la prima volta che succede da quando siamo trasferiti qui. Abbiamo applicato la pianta della larva tempo fa. E col suo potere magico controllavamo la tempesta. Forse qualcuno cerca di annullare l'effetto. Lo temo anch'io. Speriamo a meno che i nemici non risolgano il tronco. Ieri qua un po' dove siamo intrappolati. Non gli rappartono con dei buffoni. E poi che c'è, non c'entro niente. Gli ho chiesto forse di venire, brutto delinquente. Capisco che si arrabbiate. La regenza tradite. Però c'è sicuramente un equivoco. Insomma, stanno tra di reve mai sul cavaliere più fidato. Ancora giustifica quella brutta cicciona. Capisci che la principessa è in serio pericolo o non? Principessa, vi salverò io. Chissà se la mamma mi dà l'ascolto. Perché ha attaccato Burmese? Perché voleva imprigionarmi? Ah.
compleanno dell'anno scorso. Quel giorno è un uomo alto che non avevo mai visto prima. Chissà se c'entra qualcosa. Poi io ci penso e più mi convinco che la mamma è cambiata da quel giorno. Anche il dottor Toto lasciò Alexandria in quel periodo. Perché ha cambiato tutto proprio da allora? Mamma mia, Shake, vieni con noi, piccolina. Voi due avete dimenticato che a dare gli ordini sono io. Zitta, non voglio sentire storie. Dunque, in questo caso, tacete, maledetti bastardi. Che dite la principessa? Non ho capito l'ultima parola. Senti, trattumi con noi. Basta, andiamo alla regina. Basta, muoviti. Dai, entra! Non essere timida! Madre! Oh, Garnet! Dove sei stata, piccola mia? La mamma è preoccupata, non si può dormire la notte! Avvicinati, fatti vedere il viso! Madre, volevo chiedervi una cosa! Dimmi, bambina mia! È vero che sei stata da voi distruggere Brumesia? Beh, era questo che volevi chiedermi. Non è andata come credi, tesoro. I mitofi di Brumesia stavano complottando contro Alexandria. Non potevo permettere che il mio regno perisse per la cattiveria di quattro ratti. Così sono stata costretta a malavoglia a combattere. È la verità, madre? No, certo, cara. Non credi alla mamma? No, non vi credo. Come? Perché no? Non credi alla tua mammina? Posso intromettervi anch'io nella recita? Quale recita? Davvero una bella sceneggiata. Qui arriva il principe azzurro che porta via la bella principessa. Ma la triste principessa cade all'improvviso in un sonno eterno. Io vi ho già... È il destino a farci incontrare, carne. Vieni, passerottino. No, stammi lontano. Vieni, lasciati portare nel mio meraviglioso mondo onirico. Guardati come sei bella. Bella anche addormentata. Così impara quella mocciosa. Son, preparati per tagliare la canna di tutti i spiriti di invocazione. Forza, muoviti. Oh, principessa, 16 anni ha, gli spiriti di invocazione ci darà, spiriti immortali, gli spiriti onnipotenti, il letargo di 16 anni finito, il suolo della vita terminato, gli prenderanno libertà, perderanno la sovranità. La 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 la, giunta la tua ora, Odino, vieni fuori. E la notte il protettore, deve tenere il cavaliere, Eri qui, ti cercavo. Secondo te perché la tempesta è sparita così all'improvviso? Non so, ma per me ora è più strano che ci fosse una tempesta così violenta. Come avrà fatto a sparire? C'è stata per 1000 anni. Non sarà mica opera di Bram. E il tipo che era con Bram? Chissà da dove viene, sarà l'abitante di Brumesia. Lasciamo stare. Piuttosto, io riscendo il tronco per cercare di scoprire cosa è successo. Volevo dirti la stessa cosa. Ci chiamiamo al volo, noi due. Vado a chiamare Vivi e Quina. Ti aspetto all'entrata della città.